che il fascismo per bocca di Mussolini diceva che è meglio uno squadrista che 10 filosofi, la polemica contro i professoroni, perché dentro il fascismo ci stava di tutto e il contrario di tutto. Poi è difficile dire qual è l'ideologia del fascismo, perché se noi andiamo a leggere la voce fascismo dell'enciclopedia Treccani, niente male, no, che è scritta da Mussolini, Gentile, Gioacchino Volpe, per cui andiamo bene. Se andiamo a leggere quella roba lì, impariamo da Mussolini che il fascismo è soprattutto azione, pragmatismo, e il che per noi che lo leggiamo oggi inserisce il fascismo, diciamo, nell'irrazionalismo di fine Ottocento. Sorel, che era un socialista, fatto tradurre in italiano da Benedetto Croce. Se leggiamo invece il lungo pezzo sul fascismo scritto da Gentile, sempre in quella voce, impariamo che il fascismo è l'inveramento del liberalismo ottocentesco, per cui un liberalismo ottocentesco molto più hegeliano che locchiano. È la storia dell'idealismo meridionale italiano, no? I liberali italiani, Francesco De Sanctis, molto più che Cavour, ecco. Se leggiamo Gioacchino Volpe ci spiega che l'Italia è un paese che è stato sostanzialmente da sempre teso a diventare una potenza e quindi il fascismo è il compimento di un processo storico. Se poi invece andiamo a leggere un'opera che non è brutta, ma insomma è molto più molto meno accademica dell'enciclopedia Treccani, come il dizionario di politica dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, pubblicato dal 1940 fino al 1942, che non era male, certo era fascista proprio apertamente, e lì vediamo che quando si parla della dottrina del fascismo si dicono cose completamente diverse. E si dice il fascismo è essenzialmente mussolinismo, il fascismo vuol dire obbedire a Mussolini e poche storie. Allora, dentro il fascismo c'era tutto il contrario di tutto, sotto il profilo artistico, sotto il profilo culturale, intellettuale, c'era Pirandello e D'Annunzio, cioè delle cose che non stanno insieme. E qui il fascismo è molto più figlio delle contingenze che di una volontà di applicare una dottrina. Al contrario, il comunismo è figlio delle contingenze perché deve prendere il potere, se non ci riesce ti saluto, per cui ci vuole qualcuno che sappia fiutare come si fa a prendere il potere. Però poi lì c'è precedente un complesso apparato intellettuale che ha la pretesa di spiegare come funziona la storia, come funziona l'economia, come funziona la politica, che cosa si può fare, che cosa non si deve fare. Che poi venisse completamente o quasi completamente ignorato e trascurato, un'altra storia, però c'era. Il nazismo è a metà fra le due cose. Il nazismo è molto meno complesso del comunismo sotto il profilo ideologico, però un nucleo forte della sua ideologia c'è, che è il razzismo biologico. Cioè, a quello ci credevano davvero. I fascisti non credevano a niente, o credevano a tutto, o ciascuno aveva il suo fascismo. E alla fine è vero, il fascismo era dar ragione a Mussolini. Alla fine è vero. Pensate in architettura che cos'era il fascismo. E pensate che al tempo stesso quello che fa questa architettura razionalistica fa il concordato con la Chiesa Cattolica. Pensate che quando il fascismo porta l'Italia in guerra, fino all'ultimo minuto gli uomini della strada non sapevano se saremmo entrati dalla parte dei francesi o dalla parte dei tedeschi. Era estremamente
più casuale. E curiosamente il fascismo era l'unico dei tre regimi che affermasse di se stesso di essere totalitario, parola che i comunisti non avrebbero mai accettato, perché i comunisti dicevano semplicemente: noi siamo comunisti, totalitario sarai tu, noi siamo comunisti. I nazisti vietavano l'uso della parola, adoperavano la parola totale solo per indicare la guerra totale. Ma lo Stato non era uno Stato totale, vietato, lo Stato era lo Stato del popolo, che la parola chiave lì era popolo, non era né Stato né totale. Solo il fascismo parlava di se stesso come di un regime totalitario e come regime totalitario però, curiosamente, finiva per indicare come totalitarismo una sorta di pensiero in cui il tutto era lo Stato. Stato che invece era assolutamente maltrattato concettualmente dai comunisti e dai nazisti, nei quali regimi, comunisti e nazisti, lo Stato era una realtà inferiore. La realtà superiore era il partito. Cioè tu contavi qualche cosa se eri il capo del partito. Voglio dire, quando Stalin era il capo del partito, qualcuno di voi mi dica chi era il capo dello Stato. Non lo sapete, ve lo dico io, Kalinin. Chi comandava in Russia, in URSS? Stalin, ovviamente. No? E certo, poi c'erano dei momenti, quando ne aveva voglia, prendeva anche Stalin il titolo di capo dello Stato. La totalità è in mano al partito, alla parte. C'è una parte che è dotata di un'ideologia grazie alla quale capisce qual è il vero problema da risolvere e lo risolve con le cattive. Il vero problema è una parte che lo capisce e lo risolve in modo tale che, una volta che il problema è risolto, si formi un tutto compatto, non più percorso dalle fratture, dalle contraddizioni che hanno funestato la storia dell'umanità. Ovviamente per i nazisti il problema sono gli ebrei, poi è più complicato perché anche se non ci fossero gli ebrei, in ogni caso il destino dell'uomo è la guerra, ma insomma, però c'è il problema degli ebrei, quello è il problema, ecco. Per i comunisti il problema è il modo di produzione capitalistico, cioè l'appropriazione privata del plusvalore socialmente prodotto. Ecco, non è che non volessero essere industrializzati, volevano, solo che non volevano appunto che il plusvalore socialmente prodotto venisse appropriato da una parte sola, cioè dai borghesi, che in ogni caso dicevano è irrazionale, la razionalità del capitalismo borghese è irrazionale, solo noi possiamo far funzionare in modo razionale la macchina industriale messa in moto dai borghesi. Loro se la vedranno distruggere nelle mani, dalle loro stesse interne contraddizioni. I fascisti si accontentavano di meno. Sì, l'idea era l'Italia deve essere una grande potenza. Disgraziatamente ci hanno creduto, no, cioè una cosa è bleffare, una cosa è credere al proprio bluff, contrarissimo come tutti gli storici all'idea di fascismo eterno. Ma stiamo scherzando, cioè Caino era fascista, ma stiamo scherzando, il fascismo è un episodio storico. C'è stato un mucchio di gente che ha fatto un mucchio di cose cattive nella storia, non era mica fascista. Se vuoi adoperare la parola fascista per indicare il male, va bene, però non pensare che ti dobbiamo venire dietro. Ecco, il fascismo è un'esperienza storico-politica reale con certe caratteristiche che è un oggetto definito. Non si può dire che fascismo è autoritarismo, prevaricazione, eccetera, eccetera. E semmai è vero il contrario, cioè
se proprio vuoi, il fascismo è una delle forme attraverso le quali si manifesta l'istinto umano alla violenza e alla prevaricazione, ma non viceversa, non la prevaricazione è meno e il fascismo è il genere prossimo, no. Proprio questo è insensato. Sono bisogno che Stalin era fascista, insomma, vuol dire proprio perdere di vista. Allora, puoi dire davvero tutto e il contrario di tutto, come dire comunista, cioè comunista oggi meno, è passata questa folla, ma insomma fino a 15 anni fa comunista era colui che non andava bene a un certo uomo politico. Ecco, no. Comunista è chiunque pensi in modo diverso da me. L'ideologia è una cosa seria, non si fa politica senza. Ecco, non si fa politica, cioè, detto in un altro modo, non si fa politica senza avere un'idea della società, un'idea dei problemi della società e un'idea dei modi per risolverli. E senza sapere che questa idea della società è tua, è un punto di vista particolare che tu assumi, perché sostieni che da quel punto di vista si capisce di più. Il punto di vista del proletariato è assunto da Marx perché da quel punto di vista riesce a dare una spiegazione complessiva di come funziona una società. Se non fai il punto di vista della razza, è assunto perché da quel punto di vista ti fai una spiegazione complessiva di come funziona una società. Non sto dicendo che sono da mettere sullo stesso piano, ma strutturalmente sono modi analoghi. Ma anche il punto di vista di un democristiano era l'assumere un punto di vista, il personalismo, e costruire a partire da quello un'idea di società e un'idea dei problemi della società. Ma se fai politica senza un'idea, sei condannato a seguire il potere dei più forti. Allora, chi è che in una società deve essere il più forte? Diciamo, chi ha la forza? Cioè, tendenzialmente, i ricchi. Ecco, allora, l'idea era che più dei ricchi devono aver potere i politici. Perché i politici legittimati democraticamente possono cambiare verso una situazione sociale di maggiore giustizia. Cosa che non ti puoi aspettare ragionevolmente da coloro che detengono le leve del potere economico. Ma se non hai un accidente di idea nella testa, farai politica andando al guinzaglio dei poteri economici come un devoto cagnolino, abbaiando di volta in volta contro qualcuno che non conta niente, contro uno pseudo nemico, contro un fantasma che ti crei tanto per far vedere che fai qualcosa nella vita. La politica è l'idea che si cambia. Detto in un altro modo, l'idea moderna non c'è una verità oggettiva, no, non c'è. E quindi siamo costretti come esseri umani che conducono una vita associata complessa, siamo costretti a costruire noi stessi il mondo nel quale viviamo, che è un grande compito, che è la nostra libertà.